Take me to the place. Dove stiamo andando oggi? Oggi è 19 luglio, stiamo andando a Montalcino. In realtà stiamo facendo un percorso, una gita. Prima Montalcino, Chienza e poi non mi ricordo il terzo posto, San Quirico. Questo è il nostro itinerario. Sì, ma inquadra Erika. No. Inquadra Gilda la No, ce l'ho inquadrata, io faccio le riprese. A Montalcino, vero Erika? Sì, ma anche tu mi fai queste riprese. Ah, c'ho i tuoi occhiali, tieni. Che cosa abbiamo fatto adesso? Giorgio si è lamentato perché abbiamo pagato 3,60 euro di parcheggio. Però erano tutti a pagamento. Che soggetto. Adesso ci facciamo una passeggiata. Compriamo il miele di... A te piace il miele? Non tanto. Però dicono è buono il miele di Montalcino. Ok, allora mettiamoci gli occhiali e andiamo. Via. Erika ora ci ha portato a Pienza verso il centro storico. Passeggiata panoramica. Vabbè, già c'è bisogno di questa ripresa. Abbiamo parcheggiato molto vicino, infatti Erika non è stanca per niente. Fresca come una rosa. Press on the gas, going fast, cause we're running out of time. Endless waiting in a line, and I see those bright lights. Val d'Orcia. Visto che noi siamo pro, andiamo a leggerlo in inglese. Val d'Orcia, la Val d'Orcia è un eccezionale esempio del ridisegno del paesaggio. Del ridisegno del paesaggio. Shuzhum Cina. Shuzhum. Shuzhum. Bene. Gotta slow down, back to my high ground. Building walls need to run to an island in the sun. Questo dovremmo comprarci per imparare a risparmiare un euro almeno. Raccontiamo un po' la giornata di oggi. È finita la giornata, stiamo tornando a Siena. Ora
vi passo Erika, così racconta tutto lei. Siamo andati a Montalcino, abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo comprato dei souvenir, poi siamo venuti a Pienza, abbiamo comprato il pecorino, poi niente, Giorgio per la prima volta ha bevuto da una fontana, è un avvenimento raro, più unico che raro, anzi. Iso. Excuse me. I went to the supermarket. Where is the supermarket? Supermarket. Yeah. Hanno un attimo interrotto gli amici di Erika che volevano sapere il supermarket. Ho una proposta da farti, Erika. Vuoi venire a vivere qui a Pienza? Se mi compri il pecorino di vino tutti i giorni.